Una sorpresa della 67esima mostra del cinema. Si tratta dell'opera del regista cinese Wang Bing. La pellicola è una produzione franco-belga che scalfisce il mito dell'origine della moderna e rampante Cina. Nel 1960 il governo cinese condanna ai campi di lavoro forzati migliaia di cittadini intellettuali considerati dissidenti di destra a causa della loro attività o opinione politica. Deportati per essere rieducati, questi intellettuali, a causa delle fatiche disumane a cui venivano sottoposti, delle condizioni climatiche estreme e incessanti e delle terribili penurie di cibo, morirono a migliaia ogni notte nelle fosse nelle quali dormivano. Con la tipica lentezza di un certo cinema orientale, vediamo scorrere gli ultimi giorni di alcuni di questi intellettuali, spinti spesso fino al limite del cannibalismo o ben peggio per procurarsi il cibo. Visto con gli occhi occidentali, le fosse nelle quali vivono, lo strazio e la fame fanno subito correre il pensiero alle trincee della Prima Guerra Mondiale o al fronte del Don in Russia, agganciandoci ad un parallelo di sofferenza comune a molta umanità. Visto con occhi orientali, The Ditch è una critica esplicita agli anni della rivoluzione maoista e culturale e al modo nel quale la dittatura e il proletariato detenne il potere. Certo non si può non notare che il film è una produzione europea, difatti la pellicola è scomoda e racconta un vicino passato che il potere cinese odierno non vorrebbe far riemergere. Ne sono testimoni gli sguardi frastornati dei cinesi in sala alla fine della proiezione. Cina a Venezia non è solo mainstream.